Ci troviamo al primo piano del convento di San Giovanni Rotondo, proprio nella clausura. Abbiamo la cella numero 5, il sacellum qui accanto. Proprio in questo luogo, 80 anni fa, la sera del 9 gennaio del 1940, nasceva il progetto di Padre Pio di fondare la Casa Sollievo della Sofferenza. A Casa San Vico, proprio situata in Viale Cappuccini, si costituì questo comitato di fondazione della Casa Sollievo. Poi il comitato venne qui, percorse questo lungo corridoio per entrare nella stanza di Padre Pio. E Padre Pio, subito rivolgendosi proprio ai componenti di questo comitato, disse: da questa sera ha inizio la mia grande opera terrena. Anch'io voglio offrire il mio obolo. E poi tirò fuori così una monetina d'oro. L'aveva ricevuta proprio quel giorno e dopo qualche giorno andò a sottolineare la sua benedizione a tutti coloro che avrebbero aiutato nella costruzione della Casa Sollievo della Sofferenza. Benedico voi tutti e tutti coloro che doneranno alla mia opera che sarà sempre più bella e sarà sempre più grande. E l'altra grande opera di Padre Pio, nata proprio dal suo cuore in tempi difficilissimi, in tempi di guerra, in seguito all'appello di Papa Pio XII a pregare per la pace, sono stati i gruppi di preghiera. I gruppi di preghiera di Padre Pio, definiti proprio da lui come vivai di fede, focolai d'amore, per rendere sempre presente il Signore là dove c'è la sofferenza. E proprio nei mesi scorsi l'arcivescovo padre Franco Moscone, durante tutto il lockdown, ogni domenica sera celebrava insieme ai frati minori cappuccini, confratelli di Padre Pio, la Santa Messa nella cripta di Santa Maria delle Grazie, dove sono collocate le reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina ed il crocifisso delle stimmate, dando così appuntamento a tutti i gruppi di preghiera sparsi nel mondo a rimanere uniti insieme nella preghiera, affiancare così Casa Sollievo, i luoghi, gli ospedali dove ancora oggi si sta combattendo questa guerra contro il coronavirus. Padre Pio disse a tutti i gruppi di preghiera proprio all'inizio: questo è il nostro momento, rimbocchiamoci le maniche, diamoci da fare. Quello che ha detto anche lo stesso padre Franco Moscone a tutti i gruppi di preghiera sparsi nel mondo: è il tempo della preghiera, è il nostro tempo, è la nostra missione. I gruppi di preghiera continuano ad incontrarsi affinché l'universalità di questo male sia superata dall'universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. E anche oggi chiediamo l'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina affinché questo flagello venga sconfitto. Sappiamo tutti che l'esistenza di Padre Pio è stata una continua preghiera, di giorno, di notte, da solo, con la gente, con il rosario, senza rosario. Egli non ha fatto altro che pregare. Non si preoccupava di avere subito dei risultati, anche nei momenti più difficili, più oscuri, della sua vita. Padre Pio, non ha mai abbandonato la preghiera. Anzi, più cupo era l'orizzonte, più fervida era la preghiera. E Padre Pio, nella preghiera ha sempre trovato serenità e forza. Con la preghiera ha vinto tante battaglie della vita e anche i gruppi di preghiera danno un sostegno forte affinché questa grande battaglia venga vinta.